Questi nostri fratelli, per tutti coloro che prima di loro, sotto queste mura, pensavo di oltre 700 anni, hanno visto di guerre e morti. Eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio le autorità civili, le autorità religiose, le associazioni dei bersaglieri, l'associazione dei carabinieri, tutte le associazioni che sono qui con i loro rappresentanti presenti. Ringrazio il presidente della sezione dell'ANPI di Figline d'Incisa Val d'Arno, Cristoforo Ciraci, che poi interverrà. A questa importante celebrazione che abbiamo voluto fare in presenza, seppure con le limitazioni, i distanziamenti e tutte le cautele del caso. L'anno scorso non abbiamo potuto festeggiarla, per tutto questo anno purtroppo non abbiamo potuto fare tante celebrazioni, tante manifestazioni in presenza, questa è la prima che abbiamo voluto fare. Come amministrazione comunale abbiamo deciso di unire, diciamo, a questa importante cerimonia, a questa importante celebrazione della festa del 25.